L'architettura naturale si riferisce a un concetto di intervento su un edificio che può essere o nuova costruzione o un edificio esistente oggetto di restauro, legato a un concetto di base che è quello del benessere abitativo. Cioè, che cosa vuol dire il benessere abitativo? È sostanzialmente il rapporto che noi abbiamo come organismo nel luogo in cui risiediamo maggiormente. Cioè, il nostro organismo risponde a delle sollecitazioni positive e risponde a delle sollecitazioni negative. Se abbiamo caldo ed entriamo in una casa fresca, godiamo del benessere. Se entriamo in una casa che è priva di odori, godiamo del benessere. Queste sono le cose più tangibili e più percepibili dal nostro organismo, dal nostro cervello. Poi ci sono delle altre condizioni che sono invece legate a tutte quelle interferenze che sono più subdole. Noi sappiamo che sotto di noi scorre dell'acqua, sappiamo che esiste una rete di Hartmann, che è una rete energetica che riveste completamente il nostro globo. Queste condizioni interferiscono nel nostro biofisico. Ci sono dei luoghi nel mondo, soprattutto verso il nord dell'Europa, dove questa sensibilità è talmente alta che viene proprio richiesta un'indagine prima di procedere o a una nuova costruzione o a una ristrutturazione, proprio facendo delle indagini geobiologiche. Sappiamo che se abbiamo la wifi in casa siamo esposti a campi elettromagnetici, a onde radio. Cioè, queste cose le conosciamo, poi non ne possiamo fare a meno. Come possiamo, diciamo, migliorare questa condizione qua? Attraverso, per esempio, l'uso di materiali naturali che per loro composizione riescono a schermare o a proteggere o a eliminare determinate condizioni di interferenza. I materiali naturali che noi utilizziamo non sono tantissimi, sono alla fine sulle fibre vegetali, lavoriamo sulla paglia, sulla canapa e anche sul sughero, anche se non è il dominante, principalmente utilizziamo canapa e paglia. Sulle malte utilizziamo calce e argilla, vari tipi di calce, però ovviamente calce naturali. E poi adesso abbiamo avviato un progetto di ricerca per l'eliminazione totale dell'acciaio e del cemento. Una delle condizioni che maggiormente ha creato criticità è la mancanza o l'innalzamento dei prezzi delle materie prime, quindi l'acciaio è uno dei primissimi perché ha bisogno di tantissimo gas, energia per essere prodotto, quindi abbiamo sostanzialmente eliminato i ponteggi in acciaio, tornando indietro nel tempo e realizzando i ponteggi in legno, per esempio. Parliamo di prodotti certificati che hanno un ciclo di esbosco controllato e non selvaggio, chiaramente. Siamo in grado di realizzare fondazioni sia per nuove costruzioni che nel recupero storico senza l'uso né del cemento né dell'acciaio. Benessere abitativo all'interno della casa passa in quella che si chiama progettazione della salubrità ambientale. La salubrità ambientale viene data da condizioni di umidità e di sostanze volatili emesse da materiali presenti all'interno della casa. Questi sono i due fattori che portano danni al nostro organismo. L'umidità è qualcosa che, diciamo, interferisce a livello di organismo soprattutto sulle vie respiratorie, perché l'umidità produce muffe. Le muffe producono spore, le spore si muovono nell'aria e noi le respiriamo, e sedimentandosi nei nostri polmoni, questo sviluppa problemi legati principalmente all'asma. Una cosa che invece è totalmente trascurata sono le sostanze volatili. Sono quelle microparticelle che vengono emesse da sostanze che derivano da produzione
chimica. Queste componenti chimici continuano ad essere altamente emissive per sempre, cioè il problema è per sempre. Se poi l'esposizione di queste sostanze sono anche sollecitate da, per esempio, fonti di calore, aumentano la loro emissività. E di materiali così presenti nella nostra casa ne abbiamo tantissimi. Le piastrelle hanno delle colle, quella colla lì ha subito un processo chimico-fisico e quella colla lì è altamente emissiva. Allora, se io ho una soluzione per cui ho emissione zero, posso scegliere di usare emissione zero. Forse non devo fare le piastrelle, ma devo utilizzare un'altra tecnica. L'anno scorso abbiamo fatto un intervento sopra Albenga, ad Alto, da una famiglia di Daniel e Emanuela, che hanno questa casa proprio del periodo degli anni 60-70 più o meno, che è stato oggetto di un intervento di riqualificazione estremamente pesante. Lì abbiamo fatto un cappotto esterno in pannelli di canapa, una riqualifica degli intonaci interni in argilla, abbiamo fatto tutti i sottofondi e i pavimenti in calce, secondo la tecnica del massetto a corpo unico, cioè i pavimenti storici in calce, polvere di marmo e sabbia, e finiture in cacciopesto nei bagni, quindi abbiamo escluso l'uso delle piastrelle e quindi l'uso di qualsiasi sostanza collosa. Quindi abbiamo lavorato con calce, con terra, con canapa come elementi primari e poi abbiamo aggregato sabbia e marmo per dare consistenza ai nostri impasti. Per me l'Italia che cambia è architettura naturale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.